Pagliacci, buffoni, sciocchi, giullari, giocolieri di un tipo o di un altro sono stati parte della storia di quasi ogni cultura nella civiltà. Gli attori comici dell'impero romano sono probabilmente i predecessori diretti dei giullari del Medioevo. È probabile che gli attori comici fossero i precursori nel loro stile di commedia e nell'abbigliamento, nonostante l'assenza di giullari professionisti in quel periodo. Molti imperatori romani decisero di liberare il loro impero dagli attori, sostenendo che fossero dannosi per la società. Fuggendo dalle persecuzioni, quegli artisti diffusero il loro mestiere in tutta Europa, portando possibilmente allo sviluppo del giullare negli anni successivi, anche se va notato che i giullari erano diffusi in altri paesi come la Repubblica Popolare Cinese e l'India. Il desiderio di essere intrattenuti e il bisogno di ridere era ed è ancora universale. Durante il periodo medievale, i giullari fortunati erano quelli che venivano impiegati dai nobili o dalla regalità per esibirsi a corte. Ma lui o lei non erano solo un intrattenitore, erano parte del tessuto sociale di una regione. I giullari di corte godevano di grandi privilegi. Viaggiamo indietro nel tempo e diamo un'occhiata alla vita di un giullare medievale. Benvenuti a Medieval Madness. Medieval Madness. Tra il XII e il XVII secolo menestrello significava un intrattenitore professionista di qualsiasi tipo, alludendo a un piccolo servo o uomo allegro, includendo acrobati, giocolieri, narratori e in particolare musicisti. Durante il Medioevo, molti di questi menestrelli giravano da un posto all'altro, rimanendo in una città o villaggio finché gli affari andavano bene. Sebbene alcuni dei più talentuosi e rispettati fossero impiegati permanentemente alla corte reale o da altre famiglie ricche, mentre erano in grado di comandare un alto stipendio. Questi menestrelli potevano essere trovati in tutta l'Europa. In Repubblica Francese erano conosciuti come giocolieri o trovatori. In Germania, minnesinger. Erano chiamati scops in Regno Unito, skulls in Scandinavia e bardi in Irlanda. Viaggiando, non solo intrattenevano con ballate e storie, ma diffondevano anche le notizie. Le notizie dei villaggi erano condivise dal menestrello che le trasmetteva agli abitanti del successivo villaggio in cui si esibiva. Durante il periodo del Medioevo, la posizione sociale di una persona era determinata dalla famiglia in cui erano nati. Un fabbro o un muratore insegnerebbero ai propri figli il loro mestiere. Un contadino era nell'ultimo rango sociale, ma un giullare europeo poteva avere qualsiasi origine. Potrebbe essere un impiegato che divertiva il nobile con le sue cadute, un abitante di una casetta famoso per la sua arguzia e barzellette, o un ex monaco espulso dall'abbazia per le sue buffonate. Non era facile essere un giullare. Era un impegno che richiedeva intelligenza, prontezza e un'ottima memoria per ricordare poesie epiche, storie eroiche o notizie diffuse tra i villaggi. C'era anche la necessità di saper improvvisare e adattarsi, a seconda del pubblico. I bambini preferiscono ascoltare ninne nanne, mentre gli anziani gradiscono storie di guerra o simili. Anche la delicatezza era necessaria. Un giullare doveva comparire quando necessario e scomparire quando richiesto, una competenza a sé stante. Ai giullari era concesso di dire quello che volevano, ma dovevano fare attenzione a non offendere troppe persone o andare troppo oltre. C'erano due tipi di buffone, naturale e artificiale o autorizzato. Comunque, quelli con deformità fisiche come arti difettosi, schiene gobbe o volti molto brutti, così come i nani, erano molto apprezzati. Usavano il loro aspetto fisico a loro vantaggio per ottenere risate extra. Ci sono storie di buffoni naturali reclutati da famiglie povere perché si pensava fossero stati toccati da Dio. Un bambino o un adulto disabile sarebbe stato un enorme peso finanziario per una famiglia di contadini e sarebbe stato di grande aiuto avere loro presi in carico e curati da una famiglia ricca. Il buffone avrebbe ricevuto abiti, letto e vitto, ma non un compenso. Quando queste anime non divertivano più la famiglia, venivano espulse. Alcune ricevevano elemosine, ma la maggior parte finiva come mendicanti. La tradizione di avere un buffone a corte risale molto più indietro rispetto al Medioevo. Non erano impiegati solo per l'intrattenimento, ma anche per alleviare le pressioni mentali sia del monarca che dei suoi nobili. Così,
Il giullare permetteva al suo datore di lavoro di focalizzarsi meglio sui suoi doveri e affari politici. Alla fine del XII secolo, il nome folle iniziò ad essere usato per descrivere un giullare che aveva guadagnato un pagamento sotto forma di terra, così come la libertà di lasciare la corte, anche se dovevano accettare di tornare quando richiesto. Nel Medioevo, i giullari di corte erano molto apprezzati, soprattutto in casa reale. Questa posizione privilegiata permetteva di scherzare sul loro patrono senza creare scandali, esprimendo spesso dure verità ai superiori sotto forma di umorismo. Questa capacità era conosciuta come il privilegio del giullare, e anche se le persone ridevano delle loro storie sciocche, di solito la follia era un sacco di buonsenso e intelligenza. Era un lavoro complesso che richiedeva molta riflessione, perspicacia e discrezione, come scoprì il giullare di Filippo VI di Repubblica Francese. Nel 1340, Edoardo III del Regno Unito batté la flotta di Filippo VI francese a Sluys. Naturalmente, nessuno voleva dare a Filippo le cattive notizie. Toccò al suo buffone, che una volta in presenza del re fu sentito borbottare: quei vigliacchi inglesi, quei codardi dal cuore di gallina. Come mai? Chiese il re. Perché non avevano abbastanza coraggio per saltare in mare come i tuoi marinai, che si sono tuffati dalle tue navi, lasciandole al nemico, che non osava seguirli. La corte era spesso controllata dalla paura e dalla falsità, ed era essenziale che la verità fosse travestita da sciocchezza per essere accettata. È impossibile sapere quante idee folli un giullare aveva scoraggiato sussurrando nell'orecchio del re, o quante calamità sono state causate a causa del suo cattivo consiglio. Nel compito di intrattenere fisicamente, il giullare doveva saper cantare, ballare, fare acrobazie e giocoleria, suonare uno strumento, fare ventriloquismo, burattinai e prestidigitazione. Queste abilità erano necessarie anche quando il loro compito principale era far ridere il datore di lavoro. Il costume tradizionale del giullare, parte del suo fascino comico, era destinato a divertire. Durante il primo periodo medievale non era insolito che la testa fosse completamente rasata. Poi portavano un cappello con orecchie d'asino sulla testa. Alcuni indossavano anche la coda di un asino. Poi si indossava un cappuccio simile a quello di un monaco, che cadeva sulle spalle per un effetto comico. Il cappuccio del buffone era solitamente ornato con un ciuffolotto, il pettine di un gallo. Nel tardo Medioevo, il cappello si era evoluto. Fatto in tessuto soffice, ora aveva tre punte, simbolo delle orecchie dell'asino, usate precedentemente. Ogni punta del cappello aveva una campanella tintinnante. Questo è il design che associamo oggi al cappello di un buffone. Potrebbero anche portare un tipo di scettro finto, noto come bauble o marotte, con una miniatura di testa sorridente scolpita alla fine. Spesso veniva fatto per assomigliare allo stesso giullare ed era anche adornato con un cappello e una campana. Alcuni buffoni avevano armi finte, come una spada di legno, una vescica gonfia di piselli su un bastone come un grande sonaglio, o un bastone imbottito. Questi accessori servivano per rendere più eccentriche le loro buffonate. Vestivano una giacca o una tunica variopinta, fatta di colori vivaci e non abbinati come il rosso e il verde, o il giallo e il blu. Questo serviva a sottolineare la mancanza di simmetria e a dare risalto al caos e all'imprevedibilità del buffone. Molti avevano campanelli sulla gonna o ai gomiti, così il giullare poteva tintinnare ovunque andasse. Sulle gambe venivano indossati calzamaglia e calze aderenti bicolori. Il buffone solitamente progettava e manteneva il suo abbigliamento. Al contrario, il buffone naturale era solitamente vestito con un lungo abito. Il ruolo di messaggero faceva anche parte della descrizione del lavoro per un giullare personale di un re o nobile. Andavano in battaglia con il loro padrone e il resto delle truppe e consegnavano messaggi al lato opposto, come termini di resa o condizioni per la liberazione degli ostaggi. Tradizionalmente si pensava che i giullari fossero spaventati ed era consuetudine che non fossero danneggiati in alcun modo, ma non è sempre stato così. Se il messaggio risultava essere qualcosa che l'esercito avversario non voleva sentire, sarebbe stato il buffone a subire le conseguenze. Non era insolito che il leader arrabbiato rispedisse il messaggero direttamente al nemico, caricandolo su una catapulta o un trabucco. Si sperava che il giullare fosse stato già ucciso e che fosse la sua testa mozzata sparata indietro. Ma a volte, purtroppo, era un buffone vivo che veniva mandato in aria. Tuttavia, un menestrello che si dimostrò più che un semplice giullare
fu il nano normanno chiamato Taillefer. Era un giocoliere francese che viaggiò dalla Repubblica francese con Guglielmo il Conquistatore durante la conquista normanna. Nella battaglia i francesi stavano esaurendosi e rischiavano la sconfitta. Taillefer cavalcava e cantava la canzone di Rolando alle truppe inglesi alla battaglia di Hastings, giocando con la sua spada. Le sue sciocchezze hanno portato alla rottura di un soldato inglese dalle file dello scudo. Taillefer ha colto la sua opportunità e ha attaccato l'inglese, decapitandolo. Poi ha attaccato la linea inglese, uccidendo altri nemici prima di essere sopraffatto. Taillefer è accreditato per aver rinvigorito l'esercito francese, portandolo alla vittoria nella battaglia e nel regno. E non è l'unico giullare degno di nota. Erano potenti e influenti nella società medievale. Rolando il Petomane fu giullare del re Enrico II del Regno Unito nel XII secolo. In realtà un flautista di talento, era famoso per l'arte di fare peti ed era particolarmente ricercato durante le festività natalizie di Enrico. Lì, l'affascinante giullare avrebbe eseguito un peto, un fischio e un salto simultanei. Rolando era così rispettato dal suo re che fu premiato con il maniero di Hemmingstone di 30 acri oltre a un pagamento annuale. Alla corte di Edoardo, noto come Longshanks Tom, il matto fu premiato con l'enorme somma di 50 scellini perché si esibì così bene al matrimonio della principessa Elisabetta. Molti altri sono stati in grado di sfruttare la loro posizione e trasformare la loro buona fortuna in ricchezza, aiutando ad ottenere affari e lavori redditizi per amici e famiglia. Un altro giullare determinato a sfruttare le sue abilità era Rahir. Usando il suo ingegno, divenne indispensabile per la nobiltà e fu chiamato un menestrello. Era abile nel deridere le persone e spargere pettegolezzi scandalosi, intrattenendo gli ascoltatori. Non solo faceva lavoro d'ufficio, ma fu anche il buffone del re Enrico Priero nei primi anni del 1100. Rahir a volte adottava il comportamento di un idiota, che divertiva molto i servi e i bambini. Si dice che sia caduto malato durante un pellegrinaggio a Roma, dove ebbe una visione di San Bartolomeo. Al suo ritorno a Londra, fondò l'ospedale con lo stesso nome, per creare un rifugio per i meno fortunati. In Repubblica Popolare Cinese, Shen Jianguo, noto anche come gradualmente allungandosi più alto, fu impiegato come giullare durante il X secolo nello stato del Tang meridionale. Era così influente che riuscì a far ridurre le tasse all'imperatore Li Bian. Durante la siccità, scherzò che persino la pioggia temeva le tasse e non sarebbe caduta. Divertito, Li Bian tagliò subito le tasse. La leggenda dice che piovve quella notte. Si crede anche che abbia salvato la vita dell'imperatore. Li Bian ha invitato il suo nemico Zhao Ben a un banchetto. Ben ha segretamente avvelenato un calice di vino prima di brindare con Li Bian. Shen ha rapidamente preso la coppa, bevendo il vino avvelenato per salvare il suo imperatore. Nonostante l'antidoto, Shen è morto per emorragia cerebrale. In Sassonia Germania, durante la fine del XV secolo, Claudio Narr era più visto come un uomo saggio che un pagliaccio. È famoso per le sue storie morali e parabole, molto scritto su di lui. Si crede che potesse prevedere il futuro. Nel Medioevo, le donne, viste come proprietà di padri o mariti, godevano di pochi privilegi. Tuttavia, alcune, fortunatamente, divennero famose come giullari. Per loro significava poter insultare i potenti senza conseguenze. Il lavoro era uno dei rari totalmente accessibili alle donne, che godevano degli stessi benefici degli uomini senza stigma. Molte giullare femminili accompagnavano le regine e le dame di corte, come Artuardo de Puy, che era al servizio di Giovanna, la regina di Carlo I di Repubblica Francese. Nel 1373 sappiamo che Giovanna pagò l'ingente somma di 170 franchi d'oro per un vestito per Artois, che era ovviamente ben curata. Un'altra giullare femminile era Madame Dior, che intratteneva tutti al Festival del Vello d'Oro nel 1429 a Bruges, Regno del Belgio. E anche Margherita, nipote di Carlo, il temerario duca di Borgogna, aveva una buffona che era autorizzata a sedere in un carro con le dame di compagnia quando viaggiava con la sua padrona. Una giullare senza nome arrivò alla corte di Edoardo II, che stava celebrando il Festival di Whitsuntide, alla sala di Westminster, nel 1316. Entrò trotterellando nella sala su un cavallo e girò raccontando barzellette al re e ai suoi eminenti ospiti. Dopo la sua esibizione, consegnò una lettera al re e se ne andò a cavallo. La lettera conteneva in realtà una petizione di lamentela contro l'abbondante favore che il re aveva elargito agli indegni, mentre i suoi fedeli cavalieri e servitori fidati erano trascurati. Solo ai giullari era concesso di consegnare questa lettera,
avendo libero accesso ovunque. Forse questa buffona sapeva dell'amore del re Edoardo per i giullari capaci di cavalcare un cavallo, o meglio, di cadere da esso. Aveva precedentemente pagato un giullare che continuava a cadere dal suo cavallo la somma principesca di 20 scellini, il doppio di un altro buffone che poteva solo danzare per il suo re. Alcune delle tradizioni che ora godiamo durante il periodo natalizio risalgono al Medioevo e prima ancora. Cantare canti natalizi, dare regali, decorare le case e abbuffarsi facevano tutti parte delle festività medievali. La figura del signore del disordine era rispettata nelle case nobiliari e in corte reale. Si prevedeva che il giullare operasse durante il Natale. Era un lavoro impegnativo. Le festività dovevano essere organizzate adeguatamente per garantire che tutto andasse bene e il regno del signore del disordine poteva durare da 12 giorni a 3 mesi. C'erano feste mascherate, la processione del ceppo di Natale e banchetti che dovevano essere tutti pianificati. A volte le festività includevano spettacoli di mimi. Le origini del mimo risalgono oltre il Medioevo, attraversando l'Europa fino alla Russia. I mimi medievali erano un gruppo di attori itineranti che recitavano spettacoli religiosi a Natale, viaggiando di casa in casa. Gli spettacoli, prevalentemente biblici, erano per lo più intrattenimento. Quindi, il giullare medievale era apprezzato, non solo sopportato, e il loro rapporto con la gente del paese e quelli alla corte era spesso caloroso e amichevole. Sempre il diplomatico. Erano la voce della ragione per molti monarchi che erano stati educati a credere che avessero diritto divino e non dovevano rispondere a nessuno tranne Dio. Potevano salvare un innocente dalla furia del re con solo il racconto di uno scherzo, salvando quindi il re da se stesso. Sebbene i loro attacchi verbali potessero essere mordaci, di solito c'era un sottotesto di compassione e vera intuizione. Il buffone era dalla parte della gente comune, lottava contro l'oppressione, rendendosi gradito a tutti. Sia signore che contadino. Grazie per aver visto l'episodio di Follia Medievale. Carichiamo video settimanalmente. Iscriviti se ti piace il contenuto. Salute!